Ciao, sono William Bisacchi di blog Bisacchi.it e in questo video ti voglio rispondere alla domanda: ma il vetro doppio è sufficiente? Ho fatto già diversi articoli sui vetri perché è un tema fondamentale dell'infisso, della finestra, molto più importante del materiale e degli altri aspetti. Però voglio fare un ragionamento molto oggettivo con te oggi. Quindi voglio farti un esempio. Un valore termico di legge ad oggi in Emilia Romagna, che siamo in zona climatica E, se non sai cosa sono le zone climatiche puoi guardare un articolo all'interno del blog. Comunque, tornando alla zona E, ad oggi il limite da rispettare, quindi la dispersione massima che può avere un infisso, è 1,4 watt. Se io prendo un qualsiasi tipo di infisso, di qualsiasi marca, di qualsiasi materiale, con un vetro doppio, otterrò un valore di dispersione termica tra l'1,2 e l'1,4. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che sarà un valore molto vicino al limite di legge. Ora, tu monteresti un isolamento termico, e perdono il gioco di parole, però rende l'idea, monteresti un tipo di isolamento termico che già ad oggi è al limite di legge, e tra qualche decina d'anni sarà veramente ridicolo se rapportato a quello che succederà nel mondo. Ma anche tra un anno è già ridicolo al giorno d'oggi. Ti basta pensare, per fare un confronto, ad esempio il limite di trasmittanza di un muro è 0,26, sempre in zona E. Il limite invece di trasmittanza di un tetto, una superficie inclinata, è 0,22. Ma prendiamo una superficie verticale come questa, un muro. Il muro 0,26, siamo qui. 1,4, cioè siamo qua nella stratosfera praticamente. C'è un dislivello di prestazioni troppo elevato. E se segui il canale, sai che in una casa, come la casa funziona un po' come la vita, quando non c'è equilibrio la casa non funziona. Quindi è molto importante che le temperature siano equilibrate, che ad esempio le trasmittanze termiche siano equilibrate. Lì c'è veramente troppa differenza. Ma allora perché la legge di Rai è così blanda? La legge è così blanda perché quando ci sono delle associazioni di categoria che devono cercare di fare lavorare un po' tutti, di accontentare un po' tutti, hanno cercato di mettere dei valori non troppo bassi, appunto per non limitare alcune tecnologie, alcuni produttori. Ma questo è uno sbaglio, perché va proprio nella direzione opposta dell'efficientamento energetico, che è quello dove si sta andando in questo momento in Italia, ma anche in tutto il mondo. Quindi, come ti ho detto, questa differenza è ridicola. Poi, per carità, nessuno ti verrà a obbligare di cambiare gli infissi se hai fatto degli infissi da 1,4 watt al limite con la legge. Anche tra 10 anni, tra 20 anni, tra 30 anni, nessuno ti obbligherà a fare questo, però probabilmente la tua casa non avrà quel livello di comfort che ti aspetti, quello che puoi avere invece se segui il discorso dell'equilibrio che ti propongo sempre. Quindi vivrai in una casa a basso consumo, vivrai in una casa a basso inquinamento, quindi a basso impatto ambientale, e in una casa confortevole, una casa in cui vivrai bene all'interno. Se vuoi saperne di più, continua a seguire il canale, attiva le notifiche. Se invece ti occorre un preventivo, prima del preventivo, come sempre avviene con Sistema Bisacchi, una nostra consulenza, puoi andare su www.bisacchi.it e compila il modulo. Ciao e al prossimo video!